fai le sfide delle missioni BG, tipo non giocare tu in Notaiaf che vince, oppure preferisci difendere il tuo elo? Allora, al mio elo non posso fare queste cose qua. Sono fighe, sono molto fighe. Molto contento che l'abbiano messe. Ma non si possono fare. Milaos beneficia al più di Nomi o di Rag? Allora, Nomi, sapete che ne stavamo parlando anche nel gruppo Telegram di Evox, proprio ieri. Si pensava che Nomi incidesse molto di più dopo il nerf agli elementali in genere, no? Si pensava, appena visti i nerf, ok, gli elementali diventano Nomi. Cioè, gli elementali quello diventano. E invece un Guts, Nomi è ancora troppo lenta. Sì, perché ce ne sono pochi in realtà di elementali in giro. Non puoi fare la taverna 4. No, ma è un pezzo che secondo me è sano, eh. Cioè, può succedere la partita Nomi, fighissima. Frizzo quel pirata, direi. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Non è male questo strike, ragazzi. Infatti aver pareggiato, ma ci sembra. Con Reno è molto forte. Con Reno è forte, chiaramente. Molto. La battaglia infuria là fuori. Prossimo turno posso fare. Cosa? Possibilità di vincere. Non avevo alternative, secondo me. No, non dovrebbe che storia. Ah, non fa niente. Capita a tutti ogni tanto. Che strane cose che sono accadute. Visto che è dopo questa partita, Budilov, Budilov. Grazie, loco. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Vedete come si gioca Milaos? Modo di pensare. A parte il fatto che questa partita particolare, perché ho fatto cose strane, ma in generale Milaos questo deve fare, scioppa, copia tutto. E questo turno qui è un turno emblematico di Milaos. Lui compra. Poi dopo vedi che cacchio farci. Ma questo turno qua andava fatto in questo modo. Non sempre deve venire shop così. Infatti ogni tanto fallisce miseramente. Non è che sto dicendo che è top tier per forza Milaos. Ha un po' il problema di inconsistenza. Strano vincere contro di lei, eh? Molto strano perché è forte. 8-4 di Divine Shield con Spawn. È notevole, ma quello è forte. Ciao Edo! Però ci sai fare. Shop the merda. Livelli. Il problema è che è proprio di merda tanto. E quindi butto via questo gold. Cioè, se ci fosse stato un pezzo da comprare. Buditiamo. Grazie, ma anche meno. Intanto un pirata te l'ho tolto. Tolto che vuoi dire? Almeno te la di male, il bello mio. Tu insisti a picchiare di Divine Shield? Non benissimo. Mantieni la pressione.
Poi ci pensiamo. Se riesci a stare in testa alla classifica. Pippolo, sta buono. No, non lo lascerò fare solo il baffo fluente. Stai tranquillo. Stai tranquillo, stai tranquillo. Che abbiamo cose in ballo, ho fatto un gran turno. Frizzo perché c'è il Frieza Sensei. Non sarebbe male i suoi reinforcer, lì c'è una board gigantesca, ragazzi, gigantesca. Non credo di livellare qui, ci sono tre pezzi da comprare. Anch'io avrei scelto quello. D'oro in più. Sistema difensivo attivato. Non ho tanto dato i pezzi. Sai che ha messo gli steroidi, mio avversario? In un attimo. Sì, che ti giù. Prende anche il piratino e la bed. No, ma vedo, mi sarei bloccato la board col secondo robot. Quindi, secondo me non ne valeva la pena. E secondo maggiore domo c'è Deviabot e Viterei. Secondo maggiore domo è Beocca. Sistema difensivo attivato. Vado a perdere un gold in questo modo. Una giocata elementale, io potrei anche stare fermo così questo turno in realtà. Dovevo attaccare per primo. Dovevo tirare decentemente. Che cazzo. Che diamine. E la fiera degli enforcer innanzitutto. Vabbè, perdo di poco, ma perdo. Uno e due li prendo. Sto sempre perdere il maestro dei sicuri. T-Mod col prime, grazie T-Mod. Gracias. La cosa buona qui della mia situazione è che mi va bene praticamente tutto.
Cioè, io qua prendo Battle... Basta buffare il pezzo che entra, però, Johnny. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Forse che stronzo! Sono imbecille. Veramente imbecille. Perché l'ho giocato senza soldi? Forse hanno bisogno di una lezione sul dolore. Restrizioni di sicurezza. Deficiente che sarà. Attivazione meccanismi di mietitura. Così da nulla. Trade, bravo. Mi ha dato il brutto uguale, mi raccomando. Sì, l'hai fatto, brutto uguale, complimenti. Pareggiamo. Ah, che cagata che ossa questa, eh. È stata una cagata che ossa. La battaglia è estenuante. Mettiti in sesto e torna a combattere. No, non voglio commenti. È inutile che io tenga questo. Chissà quali segreti sveleremo. Continua a buffare lui o buffo qualcos'altro? Fare cleaver non è male. Io bufferei idea questo turno, cioè meglio splittare lì. Abbastanza. Cioè, sono fortissimo, eh. Sono molto forte. Molto forte. Ora uno di questi due deve saltare, chiaramente. Questo è maggiordomo. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Mazza. Non credo di prendere Bran, lo trovo un bait. Per quanto... No, non lo prendo. Perché ho... possibilità di trovare qualcosa. Dopo non ho trovato niente. Lo fermo così. Dovevo giocare prima lui però. Sennò perdo un gold. Lascio di mangiare. Sennò potevo giocare 6 pezzi e dare più 2 più 4 però. Con doppio cleave giocare 6 pezzi, ragazzi, è proprio, cioè... Sto scuro lì, ragazzi, per non farci male. Prendere a giocare a 4-4. Oh sì, bravo, quello lo potevo fare. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Assolda pure una di queste reclute. Cosa
Cosa figa della mia situazione è che mi va bene praticamente tutto. Il problema è che deve ritirarlo. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Le probabilità sono a mio favore. Con chi chiudo? Con Ovetto o con Savanna? Il Dio Back che è Sensei, però più forte Ovetto. Preferisco mettere questo qua, perché se lui ha due cleave, ma lui difficilmente ha due cleave, credo. L'ho messo qua perché se ha due cleave, lui mi fa da doppio support. Non serve male. Due cleave da questa parte è finito. Oddio. Non lo elimino e questo è male. Male non eliminarlo. Che me lo ritrovo in finale 100%. Però ci sai fare. Scendo per scendo. Mi piace il tuo modo di pensare. Piglie. Oh, lui si è preso tutti e due i buff, sto maledetto. Maledetti! Prendo ancora questo attacco, ecco. Prendiamo ancora quell'attacco lì. Madonna mia! Ho appena hittato un 10%, mi sembra. Questo è un bel colpo, non so se ho hittato un 10%. No. Nine! Eccoci qua in finale. Lui ha fatto un'altra tripla nel frattempo, eh. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. E poi Kovac. Tra una tripla per un motivo. Anch'io avrei scelto quello. Ma anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Serve un cazzo. Serve da bere. Che la carota di questi. Mi fa danni questa cosa. Vi abbiamo dentro Junkbot? No, perché tanto è un pezzo che muore abbiamo dal cleave, quindi non ne vale la pena. Vero, lui è diventato forte, ragazzi. Che brutto trade. Vabbè, allora. Minghia, Mix. Allora, lui non diventa più forte di così. È già gigantesco. Potrei mettere la piccola idea prima. La Magadone è una merda. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Vuoi dire qualcosa? Te veleno diventa forte.
Non l'ho neanche cercato, guarda. Quella è la cosa bella. Se riesci a stare in testa alla classifica. Ho tenuto a accendere altro fuoco. Non è che per caso ho vinto. Buoni tende. Sì. Ah no, là meglio. Qua adesso. Ecco cani. Va bene così. Qui va bene, bravo. Bello mio. Mo tu clicchi qua ed è GG. Bene. Bella questa partita. Bella, bella, bello, bello Milaus. Milaus mi piace un botto.